Benvenuti sullo strano canale. Nel video di oggi vi parlo di un caso che, giudicate voi stessi. Scopriamo insieme l'assurda storia di Natalie Schlette e Micah Reisner. Marzo 2017. Ci troviamo in Ohio, nella cittadina di Sandusky. Natalie Schlette e Micah Reisner formano una coppia come tante. Si sono conosciuti e si sono innamorati. Ci sono alti e bassi, come in ogni relazione, e familiari e amici pensano che non ci sia alcun problema grave. Fino al giorno in cui succede qualcosa che nessuno dimenticherà mai. Sono quasi le 9 di sera quando Micah scatta una foto e la invia a tutti. Si tratta di una foto che fa gelare il sangue. La foto arriva per prima alla sorella di Micah, Jasmine. Il messaggio che l'accompagna dice: «Ti prego, aiutami! Davvero non volevo! Non ricordo! Stavamo litigando e mi sono svegliato e l'ho trovata così!» La foto ritrae Natalie nella vasca da bagno, ricoperta di sangue, con gli occhi che fissano il vuoto. Un coltello da cucina è appoggiato tra il bordo della vasca e la sua spalla. Altro sangue è finito sulle piastrelle. La risposta della sorella è istantanea. «Cazzo, è morta, Micah!» Dopo aver cercato invano di chiamarlo, aggiunge: «Rispondimi subito!» Micah risponde, ma solo per iscritto. «Vieni a prendermi, ti prego, sorellina, mi hai capito, vero?» Al che Jasmine risponde: «Certo che ho capito». Jasmine lo chiama ancora, mentre la foto arriva anche al cellulare della madre di Micah, che chiede aiuto al 911. What did he do? He sent you pictures? He sent one picture of her in a bathtub with a knife and blood is everywhere. He said he stabbed her? And her eyes are open and her mouth is open like she's dead. Did he say he killed his girlfriend? He said he snapped and he said he blacked out and that's what he came to. Anche la nonna, sconvolta dall'immagine, avvisa la polizia. My grandson called me and he found his girlfriend in the bathtub dead. Tra Micah e Jasmine proseguono i messaggi. Micah non risponde alle chiamate e continua a comunicare per iscritto. Dice che ricorda solamente che lui e Natalie stavano litigando e che lui non ci ha visto più. Devo essere scattato. Sei stato tu? Chiede Jasmine. Al che Micah risponde: Mi sono svegliato sul pavimento del bagno con del sangue addosso e lei così. Sto cercando di pulire, ma non so se dovrei. Poi aggiunge: Fine della storia. Jasmine risponde: Stai perdendo la testa. Micah sembra confuso e sconvolto quando risponde: La amo, la rivoglio indietro. Perché è successo? Te l'ho detto? No, non me l'hai detto, risponde Jasmine. Poi aggiunge: Ho controllato il suo messenger, la mamma sta andando fuori di testa. Micah risponde: La nonna ha cercato di chiamarmi. Non posso parlare, sto piangendo. Sorellina! Jasmine risponde: Oh mio Dio, Micah, pulisci! Quindi prosegue: Sbrigati, cazzo! Togliti i vestiti e gettali in un bidone lontano! Micah, che succede? I poliziotti sono qui, risponde lui. Che stanno dicendo? Che sta succedendo? Mamma li ha chiamati! Cancella di nuovo i messaggi! Che succede? Micah non risponde più. Fine dell'angosciante conversazione. La strada sotto casa di Micah e Natalie si riempie di macchine della polizia. Gli agenti si avvicinano alla porta dell'abitazione già aspettandosi uno scontro violento con l'uomo che ha commesso il delitto. Ma ad aprire loro la porta è proprio Natalie, fresca di doccia. Accanto a lei c'è Micah, con la faccia del buon tempone che sa di aver esagerato. È stato tutto uno scherzo, una messa in scena. Il sangue non è sangue, ma ketchup. E Natalie non è morta. Ma si è rivelata una discreta attrice, visto che la sua interpretazione di un cadavere è stata molto convincente. Questa, signori,
non è la foto di una scena del crimine, bensì il risultato di un uso grottesco della salsa di pomodoro. Vista con gli occhi di chi non si aspetta di ricevere una foto del genere, è oltremodo realistica. Il problema con questo scherzo crudele è che, a parte i due ideatori, nessun altro ride. I parenti, dopo lo shock iniziale, sono furibondi e la polizia tira fuori le manette. Maika e Natalie sono infatti colpevoli di procurato allarme. Ma il motivo di questo truce scherzo qual è stato? Giusto per il gusto di farsi una sadica risata spaventando a morte i parenti? No, sembra che il tutto sia scaturito da un debito di Jasmine nei confronti di Maika. Dato che lei in genere non rispondeva alle sue chiamate, né tantomeno sembrava avere alcuna intenzione di restituire il denaro, Maika si è inventato un omicidio per attirarla nell'appartamento e avere un confronto faccia a faccia. Una scusa originale, non c'è che dire. Pensando alla reazione della sorella, però, si rimane spiazzati. Ha consigliato a Maika di pulire tutto, gettare i vestiti e cancellare i messaggi tra loro. Fosse stato tutto vero, in quel momento si sarebbe resa complice di suo fratello. Chissà se ci ha pensato. Indagando più a fondo sulla figura di Maika, si scopre che è un ragazzo con parecchi problemi, primo fra tutti la droga. L'uso smodato di metanfetamina, dipendenza dalla quale ha tentato più volte di liberarsi, gli ha fatto compiere atti che fanno immaginare un futuro non proprio roseo. Dalla sua pagina Facebook emerge il ritratto di un uomo di 32 anni, senza lavoro, che scrive post con discorsi strampalati che vanno dal fanatismo religioso alla sua dipendenza dalle droghe. In particolare, sotto al post che ha scritto dopo lo scherzo del finto omicidio, risponde divertito alle persone che giustamente lo maledicono per averli terrorizzati. Non sembra provare granché rimorso, anzi, si evince però la sua rabbia nel doversi presentare in tribunale per rispondere dell'accusa di procurato allarme. E c'è di più. In un articolo del 2018 si scopre che si è ritrovato davanti a un'abitazione, in stato confusionale, chiedendo di entrare e affermando di essere in pericolo di vita. Quando i proprietari si sono rifiutati di accontentarlo, ha sfondato una finestra e si è girato per la casa in una ricerca senza senso delle persone che volevano sparargli. Dava la caccia dei fantasmi che esistevano solo nella sua testa. È stato in seguito arrestato per violazione di domicilio. Un secondo articolo datato 7 maggio 2020 lo vede protagonista di un'altra chiamata al 911 in cui dichiara di essere nuovamente in pericolo di vita. Dice che lavora in una stazione di servizio, informazione corretta. Dice che dei motociclisti fermi lì accanto lo vogliono uccidere. Convinzione paranoica generata dalla droga. Guarda caso, all'arrivo della polizia, i motociclisti non ci sono più e il punto in cui si erano fermati non è coperto dalla telecamera di sorveglianza. Maika in quel momento è strafatto e non dorme da 3 giorni. Questo è quanto riguardo questa persona. Se alla fine della storia del finto omicidio si scuote la testa per uno scherzo di cattivissimo gusto, adesso si comincia seriamente a pensare che Maika stia percorrendo una strada che potrebbe portare a qualcosa di sinistro. Ma vogliamo essere ottimisti e sperare che riesca a riprendere in mano la sua vita. Vogliamo sperare di non leggere più di arresti e di droga. Perché se continua così, la prossima volta che si parlerà di lui, potrebbe esserci del sangue vero al posto del ketchup. E questa era la storia di cui ho voluto parlarvi oggi. Diversa dal solito, lo so, ma altrettanto incredibile. Come sempre, grazie di cuore per aver guardato questo video. Alla prossima!